ma possiamo rimanere tranquillamente a continuare. Vi ringrazio per la partecipazione a questa terza edizione del primo maggio organizzato dal Movimento La Rinascita. Il tema di quest'anno è la crisi economica, quali prospettive per giovani e lavoratori. E per l'occasione abbiamo invitato, abbiamo qui l'onore di avere tra noi Italo Di Sabato, segretario di Rifondazione Comunista, e i due noti giornalisti Michele Mignogna e Pasquale Di Bello, che da poco hanno anche costituito un nuovo giornale online, Il Ponte, che tutti ben conoscete. Li ringraziamo anche perché hanno partecipato con noi a questa iniziativa, l'hanno sostenuta ed hanno trasmesso anche in diretta e stanno continuando a trasmettere in diretta questo primo maggio 2012. Allora, non voglio perdere tempo perché devo già scusarmi per il ritardo dell'inizio di questa manifestazione, quindi vorrei subito aprire questo dibattito sul tema della crisi. E per questo, per aprire, vorrei subito lasciare la parola a Italo Di Sabato. Lui, nella sua veste di segretario di Rifondazione Comunista, come interpreta questa che viene considerata una crisi devastante per i cittadini italiani? Innanzitutto io ringrazio voi, ringrazio dell'invito, ma parlare di crisi in questa fase storica è importante ed è soprattutto importante perché credo che sia necessario far capire le cause e le origini di questa crisi che sta travagliando tutto il paese, che colpisce la stragrande maggioranza della popolazione italiana e non solo. Molte volte, seguendo i dibattiti televisivi, a me torna in mente, non so quanti di voi ricorderanno, una delle scene finali del film Blues Brothers, quando a fine concerto John Belushi e Danny Aykroyd, per fuggire all'inseguimento della polizia, si rifugiano nelle fogne e trovano l'ex fidanzata di John Belushi con un calascico che li blocca. E John Belushi dice: io non ho potuto partecipare al matrimonio perché ci sono state le cavallette, c'è stata mia nonna che è morta investito in vittoria che non è stata data. E così mi sembrano questi dibattiti televisivi. Un giorno la colpa della crisi è lo spread, un altro giorno dei derivati, ma tutti eludono il problema centrale di questa crisi. Questa è una crisi strutturale di sistema. È una crisi in cui il capitalismo mondiale non solo è in crisi in termini economici, ormai ha fatto di fatto una scelta politica forte di entrare dentro quel contesto di shock economia in cui, facendo incarnare in seno alla stragrande maggioranza della società l'idea della paura, l'idea dell'isolamento, l'idea dell'impotenza, ha scelto che coloro che hanno determinato la crisi, quindi le banche, la speculazione finanziaria, oggi sono coloro che traggono i benefici, ma questi benefici lo traggono sulla pelle viva che riguarda i lavoratori, riguarda i precari, riguarda i pensionati, riguarda la stragrande maggioranza della popolazione. E io credo che è di fatto paradossale che in questi nel dibattito politico italiano non si mette al centro che la necessità di un'inversione di tendenza, la necessità di un'alternativa a questo modello economico, a questo modello di sviluppo, a questo modello politico, ma tutti dicono che c'è la necessità di fare i sacrifici. E vediamo che questi sacrifici a farli devono essere sempre i soliti soggetti. Noi nell'arco di... tanto che io credo che questa crisi non è che una crisi che è venuta fuori negli ultimi mesi o nell'ultimo anno oppure nel 2008 come qualcuno dice, è una crisi che viene da lontano.
e che gli effetti dentro quella che è la globalizzazione neoliberista molti paesi già l'hanno vissuto direttamente, basti pensare a quello che è successo in Argentina nel 2001, oppure con la crisi asiatica nel 1998. Quindi è una crisi che viene da lontano ed è per questo che è una crisi di sistema. Ecco, oggi questa crisi sta toccando fortemente l'Europa. E la ricetta per uscire da questa crisi, qual è la ricetta che propone? È quella di aumentare l'età pensionabile, tagliare i diritti dei lavoratori, precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro, cose, ricette del tutto inefficaci. Perché ricette inefficaci? Perché non si entra dentro quello che è il problema reale. Allora, la prima domanda è: chi ha causato e quali sono le cause del debito pubblico? Esatto, Italo, scusami se ti interrompo, infatti è fondamentale innanzitutto partire da quelle che sono le cause sotto questo, che hanno portato a questa situazione. E appunto bisogna cercare di entrare un po' nel dettaglio e capire bene chi, che cosa ha amministrato fino ad ora la nazione, perché si è arrivati fino a questo punto. E oltre a questo però la parola vorrei parlare, passarla anche agli altri ospiti, è una domanda che rivolgo anche a loro. Il governo tecnico può essere una soluzione credibile a questa crisi? Allora, innanzitutto questo non è un governo tecnico, ma un governo politico, perché prende decisioni politiche. Questo governo non è un governo politico a soldo della Banca Centrale Europea, che è il maggiore aguzzino dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati italiani. Questo governo tecnico prima va a casa e meglio è per tutto il paese. Ve lo dico proprio in termini molto lineari, insomma. Sì, scusami, volevo passare anche la parola agli altri per sentire da parte loro un parere su questo, che il tema che stiamo affrontando, e su quelle che sono state sia le cause e su quelle che potrebbero essere le soluzioni di un governo tecnico ma anche politico, come diceva Italo, e quello che ha fatto fino ad ora, se è stato effettivamente utile agli italiani o se risulta essere tutt'altro. Grazie Alessandro. Io credo che parte di questo governo tecnico potrebbe, come dire, subire anche un 41 bis, non tanto per i reati ma quanto per le menti così pericolosamente in giro di questi tempi. Quali sono le cause? Le cause ormai è chiaro, no? È la troppa finanziarizzazione del sistema economico mondiale, anche perché poi non possiamo isolare da una visione globale questo problema, anche se poi effettivamente i giornali sono un po' il terminale di tutte, chiamiamole, lamentele, anche se insomma a volte è qualcosa in più della lamentela da parte magari del dipendente disoccupato, cassintegrato, piuttosto che dell'imprenditore. E quindi bisogna anche entrare in un'ottica che è quella di vedere, dal momento in cui finisce la crisi, che cos'è l'impresa successivamente. Come dice Bauman nel suo ultimo libro, il sociologo che dall'alto dei suoi 85 anni ha fatto un'analisi lucida di quella che è questa società, noi abbiamo vissuto per troppo tempo, il mondo, non il singolo cittadino, le comunità hanno vissuto per troppo tempo al di sopra delle proprie possibilità. Tanto è vera questa cosa che i mercati, no, il mercato, diciamo anche quello ufficiale, quello che passa per le borse, ha fatto in modo che buona parte del mondo, del pianeta, sono fuori mercato completamente. In alcune zone del mondo non si vende e non si compra. In alcune zone del mondo abbiamo talmente depredato il territorio, l'ambiente, l'aria, che il mercato non può più rivolgersi, e quindi c'è, come dire, una costrizione anche dei consumi sui mercati. Allora che succede? La parte del mondo che consuma, che siamo noi, arrivato a un certo punto, per esempio,
la Motorola o Nokia o qualcun altro produce 10.000 telefoni, ma non tutti vanno a comprare questi 10.000 telefoni, e allora bisogna anche diversificare queste produzioni. Diversificare le produzioni che significa? Significa investire soldi all'interno del mondo finanziario, fare speculazioni, andare a comprare i terreni in Africa e poi magari venderci quei prodotti che loro producono depredando quel territorio. E questo è un aspetto della crisi. L'altro aspetto è che, ed è facilmente conseguibile, è quello che bisogna da questo momento, ad esempio, guardare con molta attenzione ai beni comuni. Perché dico questo? Il mercato, nell'attimo in cui ha esaurito i centri di vendita, torna da noi e dice: beh, da domani se vuoi andare a scuola, se ti vuoi istruire devi pagare, se c'hai i soldi vai a scuola, se non ce li hai non vai a scuola. Sei malato e ti devi curare, ma se ti devi curare devi pagare, se no non ti curi. E allora c'è, si innesca successivamente una pressione ulteriore su quelle fasce ancora più deboli che sono all'interno della società e che non riescono poi effettivamente a far fronte a queste cose. Allora il punto qual è? L'istruzione, la sanità sono beni comuni immateriali, perché noi non li tocchiamo, li utilizziamo. Il cittadino deve poter decidere da solo quale deve essere il sistema economico per finanziare sia la sanità sia la scuola, ma soprattutto per non pagarla, ma per pagarla in base ad alcuni criteri. È quello che succede in Molise: la sanità è vero, c'è il debito, ma questo debito qualcuno lo ha prodotto, se lo ha prodotto qualcuno è un responsabile che ha nome e cognome. Questo siamo costretti poi a pagare molto di più quelle che sono le cure che dovrebbero essere, non dico gratis, ma quasi. E quindi una maggiore partecipazione dei cittadini, quindi la consapevolezza che poi innesca anche il meccanismo di un consumo etico e quindi che potrebbe andare anche al di là di quella che è la finanza. Per chiudere volevo farvi un esempio che poi insomma se ne parla poco. A Londra, la borsa di Londra per esempio, che è una di quelle in cui passano più operazioni al secondo, non al minuto, le grandi società che investono sui mercati azionari fanno a gara per posizionarsi con i loro uffici più vicino possibile alla borsa di Londra. Sapete perché? Perché i mercati che sono sempre aperti, per cui basta un computer collegato a un altro computer e tu compri e vendi azioni, macchine, quello che vuoi, che loro in automatico questi computer comprano o vendono, e il millesimo di secondo in più significa aver fatto l'affare sul tuo collega che sta dall'altra parte o che per esempio sta in un altro quartiere di Londra. E questo è un aspetto strano. L'altro aspetto strano, sempre per chiudere, io non posso assicurarmi contro l'incendio della macchina del mio direttore Pasquale Di Bello, non lo farei mai insomma, però posso assicurarmi sulla crisi greca. Quindi tutte quelle società che hanno provocato quella crisi della Grecia, se nel contempo hanno fatto un'assicurazione magari su altri mercati, non solo guadagnano perché devono riprendersi i soldi del debito della Grecia, ma ci guadagnano perché queste assicurazioni pagano ulteriormente sulle spalle del popolo greco queste società che hanno prodotto quel debito. Noi dobbiamo uscire da questa logica e da queste conseguenze. Per uscire da queste conseguenze noi dobbiamo da questo momento, da stasera, iniziare a ragionare diversamente su quelli che sono i beni comuni e su quello che è il bene comune che appartiene a tutti i cittadini. Non è solo l'acqua, non è solo l'aria, ma sono tutti quei settori in cui il cittadino è direttamente interessato. Grazie. Grazie Michele. A Pasquale volevo ulteriormente incrementare la domanda e integrarla, parlando sempre della crisi. Noi la crisi la intendiamo sì come crisi economica, ma possiamo anche intenderla come crisi morale. È necessario una rivalutazione della moralità, dell'etica, dei valori di una certa società per poter programmare un futuro migliore rispetto a quello che attualmente vediamo programmato da quelli che ci governano. Allora, ringrazio anch'io di questa opportunità che ci è data di parlare di un argomento ovviamente molto sentito. Consentitemi però di augurare buon primo maggio, così con un ricordo soprattutto ai 27 lavoratori che si sono suicidati quest'anno. Perché questo
è un risvolto del quale, come dire, parlare e soprattutto rispetto a una domanda del genere. Io sento spesso parlare di Costituzione, no? La Costituzione comincia con un articolo, l'articolo 1, che dice che è diventato l'articolo di Pinocchio, è un articolo che racconta solo bugie in Italia, perché dice che l'Italia è una repubblica democratica, che è fondata su